Avete anche voi la fumagine sopra i vostri agrumi, quella polverina nera sopra le foglie? Oggi vediamo come toglierla a costo zero, anzi con pochi centesimi. Ci vediamo dopo la sigla. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vediamo come togliere la fumagine, ovvero quella muffa che si forma sulle foglie dei nostri agrumi, soprattutto se le teniamo in serra, con il semplice sapone di Marsiglia. Questo l'aveva già utilizzato mia moglie, l'aveva sciolto, poi l'ha messo qui dentro, si è risolidificato, quindi sapone di Marsiglia 100% di quello puro. Se abbiamo la fumagine, con ogni probabilità abbiamo anche la cocciniglia o gli afidi. Cosa succede? Succede che gli afidi e la cocciniglia producono della melata, cioè della sostanza zuccherina. Su questa sostanza zuccherina poi si forma questa muffa, questo fungo. Non è mortale per la pianta, però bisogna intervenire perché copre la foglia, negli attacchi più violenti copre anche i frutti e quindi poi la foglia non porta a termine la fotosintesi clorofilliana, quindi alla fine la pianta si ammala. Però abbiamo tutto il tempo per portare a termine questa operazione. Con questo sistema, con il sapone potassico oppure con il semplice sapone di Marsiglia, oltre a eliminare questa patina, questa muffa, possiamo eliminare anche gli afidi che ci sono, perché una volta che li spruzziamo sopra, forma una patina sopra il loro corpo e non li fa respirare, quindi muoiono di asfissia. È un'operazione veramente semplice, alla portata di tutti. Io qui ho 300 cc di acqua tiepida, la diluizione di 10 grammi per litro, quindi con 300 cc metto 3 grammi di sapone di Marsiglia, lo facciamo sciogliere. E poi vi faccio vedere come si applica. 4 grammi invece che 3 va benissimo, non cambia nulla. Possiamo metterlo direttamente dentro l'acqua. Ecco, è importante che l'acqua sia tiepida perché non è facile da far sciogliere il sapone di Marsiglia, ve lo dico subito. Quindi bisogna agitare un po'. Se lo acquistate al supermercato e lo trovate facilmente, assicuratevi che sia il sapone di Marsiglia vero, bio, originale. Perché esistono in commercio un sacco di cloni con sostanze chimiche all'interno che hanno solo il profumo del sapone di Marsiglia. Non va bene al nostro scopo, costa pochi euro al pezzo. Se non trovate questo, potete trovare il sapone di potassio, che è un sapone molle. Ah, volevo fare una premessa, non ho inventato niente. Questi sistemi che vedete, che vi faccio vedere adesso, io li ho visti su altri video, su altri siti, li ho visti su altri articoli. Sto semplicemente replicando un po' quello che ho visto per vedere se funziona, per farvi vedere poi alla fine che funziona veramente. Se l'acqua è tiepida si scioglie meglio il sapone, non calda perché poi dovremmo irrorarla sulle foglie. Questo si può spruzzare di sera, io lo faccio per questioni di luce in pieno giorno, ma andrebbe fatto la sera, direttamente sulle foglie, bene sopra, sotto e sui rametti dove vedete quei specie di pidocchietti, quelli sono gli afidi. Si attende 24 ore, si fa un altro trattamento, si attendono altre 24 ore, quindi tre trattamenti in 3 giorni consecutivi. Mi raccomando, non lo mettete sui fiori. Se vi posso dare un consiglio prima, magari provate su 2 o 3 foglie la sera, vedete il giorno dopo, dopo 24 ore, se ci sono problemi. Se non ci sono problemi, ma non ce ne sono perché è semplicemente sapone di Marsiglia, potete poi procedere con il resto della pianta. Perfetto, andiamo a irrorare. Allora, mi dovete scusare, c'è stato un piccolo problema tecnico, io ho irrorato già per 2 giorni e purtroppo le riprese non sono andate a buon fine, quindi questo sarebbe il mio terzo trattamento. È rimasta ancora un po' di fumagine, vi faccio vedere esattamente com'è. Vedete questa muffetta? Questa muffetta qui ricopriva completamente tutta questa chioma, per fortuna solo su questa chioma qui. Le altre foglie non sono state colpite, ma in alcuni punti ho dato lo stesso del sapone di Marsiglia. Ah, ecco qua, vedete, comincia anche qui, adesso lo darò. Quindi questo per me è il terzo giorno col terzo trattamento. Essendo localizzato avrei potuto benissimo tagliare qui e risolvere il problema alla radice, però volevo vedere, sperimentare se questo sistema funzionava, quindi ne ho approfittato. Ok, abbiamo gli assistenti, eccoli qua. Adesso andranno via perché si spaventano. Perfetto. Si irrora semplicemente così sopra e sotto la foglia.
Con questo sistema, come vi dicevo, uccidiamo gli afidi e contemporaneamente eliminiamo questa fumaggine. Se avessimo un attacco veramente violento, una volta eliminati gli afidi potremmo usare altri prodotti per togliere la fumaggine. Essendo un fungo, prodotti a base di rame come la poltiglia bordolese vanno bene. Io non volevo arrivare a tanto alla fine ho soltanto questa chioma, quindi posso benissimo addirittura bagnare e poi pulire foglia per foglia, proprio meccanicamente con uno straccetto. Se ci sono lo metto anche qui, questo è il suo primo trattamento, questa mi era sfuggita l'altro giorno. Ok, altro non ho. Ovviamente il sapone di Marsiglia è un prodotto completamente biodegradabile, però come vi dicevo, pur non essendo fitotossico con queste proporzioni, cioè 10 a 1, 10 grammi per litro, è meglio sempre provare in un angolo un giorno prima, attendere e vedere se ci sono problemi, ma vi dico, fatto così non ci sono assolutamente problemi. La funzione del sapone di Marsiglia sugli afidi è quella di soffocarli, si crea una patina sopra questi animaletti e loro poi muoiono, non riescono a riprodursi e addirittura non riescono proprio a respirare. Qui ho avuto proprio un bel attacco. Adesso vedo, questo è il mio, come dicevo, il terzo trattamento, attendo domani, se vedo che non ho risolto allora poi passo le maniere un po' più forti. Bene, ci vediamo fra 24 ore e poi chiudiamo il video e tiriamo le conclusioni. Eccoci, sono passate 24 ore circa dall'ultimo trattamento e i risultati sono veramente sorprendenti. Guardate, questa era una delle foglie più colpite, è rimasto un leggero alone che adesso toglieremo con un getto d'acqua. È rimasto qui qualche cadavere, immagino, di afidi, adesso anche questo col getto dell'acqua lo toglieremo. Qualche macchietta nera sulle foglie, ma tutto sommato abbiamo fatto un bel lavoro. Sono molto contento perché questo rimedio bio quasi a costo zero ha funzionato bene, quindi a questo punto ve lo posso consigliare. Ecco, qui sì, c'era l'altra foglia dove avevo visto una macchietta, ma mi sa che è andata via, eccola qua questa, è rimasto giusto, vedete, è andato via da solo. Bene, adesso per pulire il tutto porto qui la pompa, un getto d'acqua deciso e vediamo cosa succede. Ok, diamogli un'occhiata, purtroppo con una mano sola. Comunque lì dove è arrivato il getto dell'acqua, come vedete, anche gli afidi che erano rimasti attaccati, ormai morti, non c'è più niente. Sulle foglie adesso ce lo ripasso bene con due mani, purtroppo con una tenevo la fotocamera. Adesso faccio il trattamento da solo, poi vi faccio vedere i risultati. Ed ecco qui. Roba di pochi secondi. Ecco, adesso devo passare ancora dietro. Comunque va bene, la parte che ho fatto davanti, guardate, a parte le foglie dove non è arrivato il getto dell'acqua, così vediamo anche la differenza. Questa è rimasta un po' nascosta, ma come vedete proprio con le dita si toglie. Ok, bene, allora ve lo consiglio questo metodo. Mi sono trovato veramente bene, molto semplice, in 3 giorni abbiamo risolto il problema. Quindi se avete lo stesso attacco di fumaggine che ho avuto io, o anche in proporzione diversa, magari un pochino più violento, ecco, ve lo consiglio, è stato un buon investimento di pochi centesimi. Benissimo, vi lascio qui in descrizione il video da cui ho preso poi spunto, e mi piace dirlo, ho preso spunto da Natura e Bellezza, da Pier Giorgio, ho visto come ha fatto lui, ho replicato, mi sono trovato bene, quindi lo ringrazio a distanza. Bene, è tutto, se avete trovato utile il video fatemelo sapere, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e ci vediamo giovedì prossimo. Buona giornata!